Buongiorno ragazze, benvenute in questo video, anzi video super motivazionale. Oggi andremo insieme a togliere tutte le decorazioni natalizie da casa, che erano davvero tante. Tutti gli anni dico devo mettere un po' di meno, ma metto sempre tanta roba, niente più forte di me, e quindi toglierle è un delirio. Metterle tutto bello bellissimo, ma toglierle, mamma mia, ci siamo veramente, posso dirlo, massacrati, sia io che mio marito. Comunque, allora, erano le 18:30 del giorno della Befana. Marek era da suo zio, mio marito si guardava le partite, ho detto sai che c'è, io inizio. E ho iniziato dalla vetrina. Ho iniziato sistemando la vetrina, ho tolto tutte le cose natalizie e ho rimesso tutte le mie tazze colorate nei miei colori preferiti, colori pastello, colori comunque abbastanza leggeri, perché ero stanchissima di quel rosso. Amo il Natale, ma a una certa io poi non ne posso più. Quindi via tutte le cose rosse e appunto ho iniziato dalla cucina, riordinandole, ovviamente anche pulendole e togliendo tutte le decorazioni di Natale. Anche la mia amata vetrata senza luci e senza disegnini sembra più grande, infatti wow, quando l'ho pulita ho detto wow, me la ricordavo così grande, spaziosa, luminosa. Allora, togliere i disegnini è stato abbastanza semplice, dai, pensavo molto peggio, sono stati lunghi gli aloni da togliere, ma il resto tutto a posto. Poi ho tolto questa, che è una delle decorazioni che mi è piaciuta di più quest'anno, sulla colonna, e ho abbellito la colonna con questo quest'altra decorazione che ho da quando è nato Marek. Poi vado a togliere anche tutto dalla scala, non vi dico quanti pelucchi, quanti aghi finti dell'albero che ho perso, e vado avanti. Aspiro tutto con la mia nuova aspirapolvere di Proscenic, che mi è stata gentilmente offerta dall'azienda, e mi sto trovando decisamente bene. Ce l'ho da prima di Natale, se non sbaglio, mi è arrivata qualche giorno prima di Natale, quindi ho già iniziato ad usarla un po' prima di mostrarvela, e devo dire che ha veramente una buona aspirazione. Poi, avendo la lucina davanti, è molto più semplice, si riesce a vedere anche cose che magari non riusciamo a vedere senza la lucina. Ha anche una buona durata, insomma è un ottimo aspirapolvere, tra poco ve ne parlerò di più nel dettaglio. Ora levo tutti questi aghetti fastidiosissimi, poi la rimetto in carica perché mi sono accorta che era scarica e continuo le pulizie. Questa era la zona che mi piaceva di più, con l'albero e il divano con questi copricuscini biscottosi, li ho amati tantissimo, ma anche qui non vedevo l'ora di togliere tutto, anche l'albero ragazze, per quanto mi piaccia da matti, però basta, troppo, via, via tutto!
Giorno dopo, la mattina appena sveglia, mi sono messa subito all'opera, ho fatto colazione e ho cominciato a togliere le luci. Queste luci che ho comprato quest'anno sono fighissime, sia da mettere che da togliere. Da mettere sono un pochino più rognose, però da togliere sono super facili, super semplici, perché appunto essendo a proprio forma d'albero è molto più semplice toglierle. E poi io mi sono trovata benissimo, non le cambierò più. Super approvate. Siamo al giorno dopo, come avete visto tra ieri sera e stamattina ho iniziato a smontare un sacco di cose. Qui è già l'albero, non c'è più. Mio marito è su di sopra che sta sistemando il sottotetto che noi abbiamo in camera da letto, dove all'interno abbiamo un sacco di roba. Ecco, se lo sta svuotando tutto, lo sta pulendo e lo sta sistemando. E... e lo sta sistemando, così abbiamo deciso di mettere lì la roba di Natale e di non portarla in garage. In realtà dovrei fare tanto di quel decluttering sulla roba di Natale che voi non avete idea. Oh, però non ho tanta voglia. Vabbè, adesso comincio a levare tutto. Decluttering è il, insomma, riordino, disfarsi delle cose che non servono più. Che Marek sta disfando il suo alberello. Amore, se te la metti vicino la scatola, non devi fare avanti e indietro, mammina. Tieni. Oh, Issa, bravo! Sei proprio un bravo bimbo. Ti stai congelando i piedi? Perché hai freddo, amore? Aspetta, oh no! Piano piano, piano piano. Bravo, topolino! Mio marito invece sta lavando i balconi. Ha iniziato dal balcone della camera da letto e adesso fa gli altri. Io sto preparando il pranzo e sto finendo di togliere tutto il disastro, perché montare è bellissimo ma smontare è un delirio. Ed inoltre, ragazze, su in camera da letto, essendo stati via una settimana, scusate, io non ve lo dico neanche i piccioni cosa ci hanno fatto trovare, solo che questi due giorni non abbiamo fatto granché, tra Epifania, tra il giorno, vi ho detto, del rientro, dove abbiamo avuto un rientro lento, poi ha piovuto, quindi come andavamo fuori al balcone a pulire. Ma io non vi dico, stamattina mio marito ha detto: mamma mia, cioè sti piccioni sono una roba incredibile. Solo se io adesso do l'ultima saponetta qua a mio marito, io rimango senza e mi devo ricordare di andarla a comprare. Mi ricorderò mai? Chi lo sa? E tanto per forza, sennò come pulisce il balcone? Come toglie la cacca? No, guarda, vabbè, i guanti erano qua. 3 ore a cercare i guanti, non li ha trovati, ce li aveva sotto il naso. Ah, devo stargli sempre dietro, suo uomo, sempre dietro. Come promesso vi parlo un pochino meglio dell'aspirapolvere Proscenic e vi ricordo che qua sotto in info box vi lascio il link diretto per poterlo acquistare o semplicemente per poter vedere anche le recensioni che ci sono su Amazon e appunto qualche informazione in più che magari io mi dimentico di darvi nel video. Inoltre vi dico già il prezzo: è 179 euro, ma c'è un coupon attivo di 20 euro su Amazon, quindi lo pagherete solamente 159 euro. Se vi serve vi lascio il link qua sotto. Allora, parliamo di un aspirapolvere con un'ottima potenza di aspirazione ed è ideale per tappeti e per i peli di animali. Io l'ho passato sul tappeto e mi ha tolto tutti quei fastidiosissimi pelucchi dell'albero, la neve finta dell'albero. Ha 3 tipi di velocità, come potete notare dal display a LED a colori, e il pannello a sfioramento monitorano i livelli appunto della batteria. Ha un'autonomia massima di 60 minuti, invece ha potenza massima di 20 minuti. Per caricarlo basteranno 4-5 ore. E inoltre è leggero e
contenibile, ha una lunghezza regolabile con i vari attacchi che vi sto mostrando qui, versatili per pulire le scale, come nel mio caso. Adesso vi faccio vedere, io utilizzo questo qua per pulire le scale, leva proprio tutti i residui anche dagli angoli più difficili, e poi l'altro che serve più che altro appunto per gli angoli, ma per le scale io ho utilizzato questo, mi sono trovata benissimo. Come potete vedere, potete utilizzare lo stesso attacco anche per fare sopra i mobili. Questo aspirapolvere della Proscenic è più di un semplice aspirapolvere, perché vi verrà dato in dotazione anche il serbatoio dell'acqua di una capacità di 340 ml e il mop, diciamo lo straccetto. Basterà riempire il serbatoio come ho fatto io, ho messo anche mezzo tappino di detersivo, quello a vostra scelta, e poi va attaccato direttamente all'aspirapolvere. Non è una vera e propria lavapavimenti, attenzione, però per togliere i residui di sporco mentre aspiriamo è decisamente ottima. Tutto questo serbatoio a me è bastato per pulire tutto il pavimento del piano inferiore. Adesso tanto ve lo faccio vedere. Inoltre, ragazze, essendo comunque pieghevole, scusatemi, lo sterzo girevole a 180 gradi, consente di evitare facilmente gli ostacoli e di raggiungere i mobili mentre si pulisce, anche sotto le sedie. È molto pratico. Certo, non per una lavata profonda per terra, ma quando magari abbiamo finito appunto di mangiare, o come nel mio caso avevo finito di pulire tutto, ho dato una passata veloce con l'aspirapolvere e il mop, devo dire mi sono trovata benissimo. Adesso qui vi faccio vedere un pochino meglio come gira, ed inoltre vi faccio vedere anche come è facile la pulizia del serbatoio, che vedete è bello grande il serbatoio, vi basterà un click e voi non andrete mai a toccare lo sporco, guardate. Ecco, io in quel caso ne avevo tantissimo, ma comunque non l'ho toccato. Vado poi a rimuovere anche il filtro e l'altra parte lì sotto, ecco, soltanto vi faccio vedere, per pulirla bene, perché appunto l'ho utilizzato tantissimo ed era strapieno, e vado semplicemente a pulirlo con un pennellino, scusatemi, piccolino, ora vi mostro, e si toglie via tutto lo sporco. Ora vado a metterlo sotto carica, come vi dicevo prima, per la carica completa basteranno 4-5 ore e lo avrete carico al 100%. Potete anche fissarlo alla parete e inserire i vari attrezzi in questo modo come ho fatto io. Io non l'ho fatto, però voi se volete potete farlo. La batteria è facilmente rimovibile, così potete depositarla all'interno. Vi faccio vedere anche come si toglie la spazzola, vi basterà cliccare leggermente e la spazzola viene tolta e potete tranquillamente pulirlo. Guardate com'era sporco. Indecente. Ora invece mi faccio un bel caffè rigenerante e poi vi faccio vedere la casa tutta pulita e profumata, con un aspetto più primaverile. Ho anche rimesso il cassettino, questo qua, delle capsule che avevo tolto, ora mi andava di rimetterlo, però l'ho coperto con questo tovagliolo vecchissimo dell'IKEA. Chi se li ricorda questi tovaglioli vecchi dell'IKEA? Io li avevo comprati un bel po' di tempo fa, ragazze, ne ho ancora, e quest'anno sono in fissa con i fiori, quindi aspettatevi verso la primavera un sacco di fiori, tra cuscini, runner, chi più ne ha più ne metta. Thank you.
Ormai è sera e io sto preparando la cena. Allora ho messo a fare gli spinaci che devono cuocersi e anche le patate perché voglio fare le cotolette di spinaci. Me le ha chieste Marek, le abbiamo viste insieme su Instagram e voglio replicare questa ricetta. Oltre alle patate, allora 800 g di patate, 600 g di spinaci, nel mio caso quelli surgelati, poi ci servono 80 g di parmigiano, un uovo, noce moscata e gli aromi, non mi ricordo, mi pare anche la cipolla, però io non la metto, e poi anche il pangrattato per impanarli. Comunque, questo vi faccio vedere come li preparo. Senza togliere la buccia vado a schiacciare le patate con lo schiacciapatate. Non tolgo la buccia perché se utilizzate lo schiacciapatate sapete bene che schiacciandolo insieme alla buccia poi la buccia tanto rimarrà in superficie. Ecco, e vado a toglierla direttamente. Sono ancora belle calde calde, le schiaccio sempre quando sono calde. Vado poi anche a scolare per bene 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 gli spinaci. Una volta scolati bene, li vado a tagliare a pezzettini piccolissimi, piccoli piccoli piccoli, e poi vado ad incorporarli insieme alle patate. Aggiungo 3 manciatine di sale perché non l'ho mai messo in cottura né per le patate nemmeno per gli spinaci, un uovo e vado a pesare direttamente dalla ciotolina 80 g di parmigiano. Vado poi ad amalgamare il tutto. Preparo anche per l'impanatura pangrattato, farina di mais, parmigiano e aglio in polvere. Vi assicuro che è buonissima. Amalgamo meglio e creo delle polpette giganti, delle polpettone che poi vado a schiacciare per creare appunto le nostre cotolette. E io ne ho fatte 6, se non ricordo male, me ne sono uscite 6. Ne escono molte di più, però non mi stavano tutte in forno. Cosa ho fatto? Sono andata poi a creare delle polpettine che ho congelato e le andrò a fare in settimana quando non saprò cosa cucinare. Precedentemente ho acceso il forno a 200 gradi, così è bello caldo. Vado a mettere un filino di olio su ogni cotoletta e poi vado ad infornare per 25-30 minuti. Potete utilizzare anche la friggitrice d'aria, ovviamente, cuoceranno prima, solo che a me non mi stavano tutte in friggitrice d'aria, quindi ho fatto un'unica infornata. Ecco il risultato finale, ragazze, erano super squisite, Marek le ha divorate. Siamo tornati alla solita routine. Oggi è lunedì 8 gennaio e sono appena stata a prendere Marek a scuola. Questo bambino gli è venuta un'irrefrenabile voglia di patatine dopo la scuola, vero amore? Mamma, è uscito! Ho una voglia pazza di patatine! Quelle blu col formaggio, no, col pomodoro, giusto? Queste qua, sono buonissime, me ne dai un'altra. Vero, però sono tipo piccanti, sono... Quella mangiata, mamma mia, una di numero, mazza. Sono alla paprika, al pomodoro, paprika, sapore di pomodoro. Paprika al sapore di pomodoro. Mi vuoi dire com'è andato il primo giorno di scuola, il rientro? Non lo vuoi dire? Va bene, me lo dirai. Torniamo a casuccia. Oggi mamma ha lavato anche le tende, sai? Pulito anche tutta la cameretta di Marek, ragazze, sopra gli armadi. Oggi proprio non ho registrato perché altrimenti ci avrei messo il triplo del tempo, ma oggi proprio mi sono data la pazza gioia. Ho lavato anche tutte le tende su, tranne quella del bagno. Poi ho, vi dicevo, pulito sopra gli armadi, spolverato e lavato. Ci ho fatto una super pulizia oggi. Wow, mi sento meglio, rigenerata. Cucù!
mentre Marek colora, io mi sono messa un pochino a leggere. Sapete che sto leggendo il libro L'educazione delle farfalle. Lui è lì tranquillo che sta colorando, cosa fa? Guarda le immagini sul tablet e le ricopia. E quindi lui è lì tranquillo, io mi sono letta un bel po' di pagine, sono arrivata al capitolo 28. Devo dire che a tratti è un po' noiosetto, nel senso che scende in alcuni particolari che... E a tratti è strapieno di suspense che tu non vedi l'ora di andare avanti. Ecco, questo era uno di quei tratti, strapieno di suspense che non vedevo l'ora di andare avanti. Ora però si è fatta una certa. Aspettate che sono le 18:32 e volevo iniziare a mettere su il pranzo. Mi sono anche lavata, ho messo il pigiamino. Questo pigiama qua me l'ha regalato mia suocera per Natale insieme alle ciabatte che sono queste qua. Non so se si sono viste nel video di Natale, non me lo ricordo. Eccole qui. Sono troppo carine, anche il pigiama mi piace molto in pile, bello, che tiene caldo caldo. Comunque, inoltre dopo vorrei chiedere a Marek se si vuole fare proprio il bagnetto, visto che la Befana gli ha portato la bomba d'acqua a forma di stella, così la usiamo. E basta ragazze, oggi veramente ho fatto un sacco di cose, sono super soddisfatta di aver sistemato sta casa perché, non lo so, il Natale l'ha riempita davvero tanto, troppo, ma non è solo quello, il fatto è che... quando togli tutte le decorazioni, no? Che sia Natale, che sia, che ne so, Halloween, ma più che altro Natale, perché io a Natale decoro tantissimo, Halloween metto 4 cavolate, a Pasqua metto 2 cosine, cioè magari un coniglietto e una scritta, Pasqua, ecco questo faccio, e stessa cosa per le altre stagioni, le altre festività, non stagioni, quindi anche a Carnevale metto qualcosa, metto 2 cavolate, ma 2 proprio che si contano sulle dita di una mano. A Natale invece mi piace strafare, e quindi quando tolgo le decorazioni natalizie mi piace pulire proprio tutto a fondo, e la casa sembra aver preso aria, spazio, non lo so, mi sembra più pulita, più grande, vuota, anche vuota. A volte la guardo e dico, oh, vuota, perché manca qualcosa. No, sono proprio soddisfatta. Adesso poi nei prossimi giorni vorrei assolutamente sistemare gli armadi, sia della cabina armadio, sia della cameretta, e anche i mobili giù, del bagno su, la dispensa. Insomma, piano piano mi faccio tutto. Inoltre ho fatto un ordine su Temu. Mamma mia. Sono ancora strapiena di catarro e mi fanno male le orecchie da quanto catarro io ho, cioè ho un sacco di catarro, ma mi si tappano le orecchie da tutto sto catarro. Comunque, mi stavo dicendo, ho fatto un ordine su Temu, ho comprato delle cose, anzi in realtà c'è anche... A breve, penso, non so quando, ci sarà anche una collaborazione con Temu, però appunto quella è una collaborazione, questa invece vi sto parlando di un'altra cosa, cose che ho proprio acquistato, e ho acquistato un po' di cosine per la casa, e non vedo l'ora di farvele vedere e di metterle insieme a voi, ma 4 cosine, non, niente di che, però proprio carine, e cose utili. Per esempio ho preso il tappetino da mettere all'interno dei mobili. In realtà avrei voluto prenderlo da Ikea perché era in preventivo di andare in questi giorni, ma poi è saltato anche Ikea perché devo andare a prendere pure la scarpiera da mettere fuori. Sapete che io fuori ho la scarpiera quella lì in plastica, la più economica di Ikea, e non mi basta. Una mio marito l'ha rotta, non so come ha fatto, si è distrutta un pezzetto, quindi vorrei assolutamente andare a comprarne altre 2 per buttare quella rotta e aggiungerne un'altra, perché la maggior parte delle scarpe le mettiamo fuori, scarpe e ciabatte, poi quando entriamo in casa entriamo sempre con le ciabatte o scalzi, ma mai con le scarpe, quindi ce le togliamo direttamente fuori, per cui io la scarpiera la tengo direttamente nel pianerottolo fuori. Quindi volevo andare a prendere la scarpiera, e poi volevo prendere le grucce in legno più resistenti per il mio sgabuzzino con all'interno l'appendiabiti, perché mi si stanno rompendo tutte quelle in plastica essendo i giubbotti più pesanti. Quindi ho detto vabbè, vado ad Ikea, prendo queste cose qua, prenderò anche il tappetino. Niente di che, non ci sono andata, non so quando ci andrò, l'ho ordinato su Temu, pace amen, visto che ho preso già altre 2 cosine. Sono qua amore mio, hai fatto un altro disegno? Fammi vedere. Oh, bellissimo! Sei stato bravissimo. Ma quello che bravo! Perché questo è l'uno e non c'è. Sei stato molto bravo, sai? Bellissimo, amore. Bravo, bravo. Vuoi fare vedere alle following se il tuo disegno? Tutti e 3. Portali. Mamma, comunque vado. Niente, cambiate idea, ho detto che li deve terminare. Quando saranno terminati io li fa vedere, adesso li deve terminare. Niente ragazze, mi sono dilungata troppo anche oggi. Vi mando un bacione. Ah, oltretutto mio marito è già arrivato da lavoro, che c'ha già fame. Sono le 6:30. Comunque niente, vi mando un mega bacione. E oggi abbiamo ripreso la routine di tutti i giorni. Ci rivediamo direttamente venerdì. Non so cosa stanno urlando e sparfugliando da 3 ore. Perché gridate? Perché?
Dimmi, dimmi. Ah, stanno litigando per la mamma. Chi si deve tenere la mamma nel letto? Perché voi dovete sapere, poi chiudo, che in cameretta faccio vedere. Carciofina mi chiamano. Comunque, abbiamo il letto ancora aperto. Perché Carciofina, che sarei io, la sera si mette qui con Marek e mi addormento. Mi metto qui con lui, mi addormento, mio marito tutte le sere dice: oh, ma quando torni a letto? Ma è più forte di me, mi addormento. E poi Marek è felicissimo che io dormo con lui. Allora adesso si stanno contendendo Carciofina, cioè io, la mamma, e litigano. Con chi devo dormire allora stanotte? Con te o con papà? Con me. Papà, con chi devo dormire? Con me. Niente ragazzi, vi mando un mega bacione. Ci vediamo venerdì con un nuovissimo video. Ciao.